Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. In questo tutorial vedremo come fare l'avvio della giacca Emmet, così come mi è stato richiesto da un'amica. Purtroppo, evidentemente qualche passaggio non è chiaro, quindi preferisco farvelo vedere con un filo più chiaro, in modo che possiate vedere, diciamo, come si sviluppa il lavoro. Io ho utilizzato un filo che avevo avanzato da un'altra lavorazione, per cui, insomma, faremo soltanto l'avvio e su un numero ridotto di catenelle. Allora, io ho fatto un numero di catenelle imprecisato perché comunque, insomma, lavoreremo su un numero ridotto. Vi faccio semplicemente vedere i passaggi cruciali. A partire dalla sesta catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta catenella faccio una, due e tre maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Poi faccio un numero di maglie alte multiplo di 3 nelle catenelle successive, quindi diciamo che in questo caso io ne faccio 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi abbiamo detto dalla sesta catenella nella sesta catenella facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte che corrispondono al primo aumento. Poi facciamo 6 catenelle, scusate, 6 maglie alte nelle catenelle successive, poi facciamo un altro aumento, 2 e 3. Naturalmente per i numeri fate riferimento al video principale, perché qua io vi sto facendo semplicemente vedere il procedimento su un numero ridotto di punti, in modo che sia, diciamo, qualcosa di veloce, eventualmente da rivedere nel caso in cui ce ne fosse la necessità. Allora, nella catenella successiva faccio il mio aumento, che è questo qua, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, poi faccio una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11 e 12. Questa corrisponde alla parte posteriore, quindi questo qua è una manica, questa è la parte posteriore. Adesso facciamo l'altro aumento per l'altra manica. Quindi nella catenella successiva andiamo a fare un altro aumento composto sempre da 1, 2, 3 catenelle e 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Facciamo 6 maglie alte come abbiamo fatto dall'altra parte. Si era ingarbugliato il filo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella successiva facciamo 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi questo è l'altro aumento. Catenella, nella maglia successiva facciamo una maglia alta e abbiamo finito il primo giro. Adesso dobbiamo girare il lavoro, quindi facciamo una, due, tre e quattro catenelle. Giriamo il lavoro e rientriamo direttamente all'interno dell'aumento, questa volta con una maglia bassa, perché questo è il giro di archetti. Poi facciamo 1, 2,
3 e 4 catenelle. Rientriamo e facciamo una maglia bassa. A questo punto dobbiamo tenere il passo di 3 maglie di base, quindi saltiamo 3 maglie di base e tra la terza e la quarta, quindi non nelle asoline, ma tra la terza e la quarta maglia facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Saltiamo 3 maglie e facciamo una maglia bassa tra la terza e la quarta successiva. 4 e 5, vedete? Conto 1, 2, 3, tra la terza e la quarta vado a fare una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nell'angolino e facciamo una maglia bassa. Poi 1, 2, 3 e 4 catenelle. Rientriamo nell'angolino e facciamo una maglia bassa. E questo, vedete, è il giro di archetti. Poi 1, 2, 3. 4 e 5. Saltiamo 3 maglie e facciamo la nostra maglia bassa tra la terza e la quarta. 4 e 5. Saltiamo 3 maglie e tra la terza e la quarta facciamo sempre la nostra maglia bassa. E 5. Saltiamo e facciamo sempre la nostra maglia bassa. 3, 4 e 5. Facciamo sempre la nostra maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa all'interno dell'aumento, 4 catenelle, maglia bassa all'interno dell'aumento e riprendiamo con l'archetto di 5 catenelle. 5, saltiamo le 3 maglie di base, tra la terza e la quarta facciamo un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo le 3 maglie di base, un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo le 3 maglie di base, punto basso. Quasi ingarbugliato di bruttissimo. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa. 2, 3. 4, maglia bassa all'interno dello stesso archetto perché stiamo lavorando l'aumento, una catenella e una maglia bassa nell'archetto sottostante. Adesso come ricominciamo? Facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle, giriamo il lavoro. Un attimo. Non ci voleva. E queste cose capitano così come il vicino che usa il trapano. Scusate, ho dovuto interrompere perché c'era il vicino che usava il trapano. Abbiamo detto, abbiamo finito con una catenella e una maglia alta nell'archetto sottostante. Adesso ricomincio con 1, 2, 3, 4 catenelle. Giro il lavoro, vado nell'archetto delle 4 catenelle e faccio l'aumento composto, come sapete, da una, due, tre maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Senza fare alcuna catenella di separazione, mi sposto all'interno dell'archetto di 5 catenelle e faccio 3 maglie alte. Proseguo. Nell'archetto successivo faccio sempre 3 maglie alte e la stessa cosa faccio per tutti gli archetti di 5 catenelle del giro. Ma adesso arriviamo insieme all'aumento. 2, 3. Se il filato collabora, vediamo un po'. Collaborare. Entriamo nell'archetto di 4 catenelle dell'aumento e facciamo 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. E così facciamo per tutto il giro.
Io direi che proseguo così, districo un po' il filo e dopodiché ci vediamo alla fine per farvi vedere l'ultimo passaggio, diciamo, che corrisponde a quello dell'inizio. Ecco, vedete, sono arrivata all'ultimo aumento. L'ultimo aumento ho fatto sempre nell'archetto di 4 catenelle del giro sottostante, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso faccio una catenella e una maglia alta nell'archetto sottostante, così, vedete? E così praticamente ho finito anche il secondo giro. Riparto con il terzo facendo 4 catenelle, giro il lavoro, rientro nell'aumento e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 e 4 catenelle e una maglia bassa. E così, vedete? Viene perfettamente. Adesso faccio 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Entro tra i due gruppi di 3 maglie alte e faccio una maglia bassa. E così faccio per tutto il giro. Quindi 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, una maglia bassa. Arrivata all'aumento, uno, due, tre, quattro, cinque, so già che dovrò fare maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa. E così, vedete, il pezzo si delinea. Io spero che questa volta sia più chiaro. E anche l'aver usato un filato più chiaro sicuramente aiuta. Controllate bene tutti i passaggi. Ovviamente per le misure fate riferimento a quanto detto nel video principale e per il resto, se ci sono dubbi o perplessità, sono qua. Io vi ringrazio per avermi seguito. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere gli aggiornamenti e anche gli eventuali approfondimenti. Grazie ancora e buona serata.